Carissime sorelle, carissimi fratelli, qui in aula al Teresianum e tutti questi che ci seguite tramite la trasmissione sul canale YouTube, adesso cominciamo la seconda meditazione di questo giorno di ritiro e all'inizio affidiamo questo tempo, affidiamo noi stessi allo Spirito Santo, vogliamo accogliere i doni dello Spirito Santo, il dono della sapienza proprio adesso qui. Dio dei Padri e Signore della Misericordia, che tutto hai creato con la tua parola e con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché dominasse sulle creature che tu hai fatto e governasse il mondo con santità e giustizia ed esercitasse il giudizio con animo retto, dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere al numero dei tuoi figli. Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Lei sa quel che piace ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Inviala dai cieli santi, mandala dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito. Ella infatti tutto conosce e tutto comprende. Mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Carissime sorelle, carissimi fratelli, nella prima meditazione abbiamo parlato di questa grande promessa, di questa grande profezia dei doni dello Spirito Santo, del dono soprattutto della sapienza che Dio ci vuole donare per suscitare in noi la vita nuova, la vita dello Spirito, la vita di Gesù. E abbiamo anche parlato che cosa vuol dire il dono della sapienza, la sapienza secondo Dio, secondo lo Spirito. Abbiamo parlato di questa sapienza nell'amore, della carità. Ecco, vedere tutto con gli occhi di Dio, guardare noi stessi, guardare gli altri, guardare tutto il mondo come Dio ci guarda, come Dio ci vede. Ovviamente entrare in questo mistero dello sguardo di Dio, cioè non è un automatismo, è un processo, lo supplichiamo, lo chiediamo, vogliamo aprirci a questo dono e fare nostro questo atteggiamento. E voglio anche sottolineare, perché quando parliamo di vedere le situazioni con lo sguardo di Dio, con lo sguardo di Cristo, e lo parliamo ogni tanto, usiamo questa espressione forse nei nostri discorsi, soprattutto nell'ambito della vita religiosa, spirituale, che non vuol dire cioè vedere tutto in maniera un po' così pseudomistica, irrazionale, di non prendere sul serio i problemi veri. Non vuol dire, quando uno mi racconta un problema vero, concreto, dire sì, ma sai, lo devi vedere in maniera diversa con Dio, che alla fine vuol dire di non fare niente, di sopportare tutto. No, non è questa la sapienza di Dio. E per scoprire, entrare nella logica della sapienza di Dio, voglio recarmi con voi a Nazareth, riflettere
riflettere un po' sulla situazione, sul clima di questa città Nazaret. Perché Nazaret? Perché è la città dove Gesù ha rivelato il mistero di se stesso, il mistero dell'uomo pieno dello Spirito, dicendo: lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. E così Gesù rivela la propria identità, il senso della propria missione e come reagisce la gente, come reagiscono le persone lì radunate. In San Matteo leggiamo che le persone rimangono stupite e si chiedono da dove gli viene questa sapienza. Vedete, Gesù parla di se stesso, della propria missione. E cosa è questo parlare di se stesso, parlare della propria missione? Sì, lui vede se stesso nel progetto di Dio, immerso nel progetto di Dio, nel progetto dell'amore verso lui, figlio amato, ma anche verso tutti gli altri, verso tutto il mondo. E quando Gesù rivela questo, dice: sono io, e adesso qui le persone dicono: da dove gli viene questa sapienza? Vedete, è una sapienza di uno inviato in questo mondo. Non è una sapienza di uno che viene per tranquillizzare, dire: stiamo buoni, calmi, sopportiamo tutto. No, lui vede tutto con lo sguardo di Dio e allo stesso tempo si sente inviato in questo mondo affinché questo mondo possa diventare sempre di più come Dio lo vede. Nazaret è il luogo della sapienza, il luogo dove la sapienza si rivela. L'uomo pieno di sapienza, Gesù, rivela se stesso. Ma Nazaret è anche il luogo, la città, sono le persone dove Gesù è stato educato e introdotto nella sapienza del suo popolo. Lì a Nazaret ha imparato la scrittura, i salmi, le preghiere. Nazaret è il luogo dove Gesù è entrato in contatto con la sapienza tramandata dal suo popolo, dal popolo di Israele. Lì ha imparato a recitare i salmi, lì è diventato un membro di questa comunità di sapienza. Ecco il popolo eletto, il popolo di Dio. Perché sempre nel Vangelo leggiamo che dopo il pellegrinaggio a Gerusalemme, quando Gesù aveva 12 anni, quando torna con Giuseppe a Maria, con Maria e Giuseppe a Nazaret, l'Evangelista Luca scrive: e Gesù cresceva in sapienza, età e garanzia davanti a Dio e agli uomini. Vedete, c'è questo, come Gesù anche rivela, cioè il profondo senso dell'umanità. Essere l'umani vuol dire avere una storia. Attraversare, fare un cammino. Questa sapienza di Gesù non è soltanto una sapienza che viene dall'alto, che adesso all'improvviso Gesù sa tutto, è sapiente. No, anche Gesù cresceva nella sapienza, imparava, ascoltava,
faceva delle esperienze. Ecco la storia della sua sapienza, la storia dell'agire dello Spirito nella storia di Gesù di Nazaret, perché un vero uomo e l'umanità vuol dire avere essere una storia e anche una storia di sapienza. Sapienza è una cosa che si sviluppa, che cresce, è l'agire dello Spirito, sì, ma l'agire dello Spirito nella nostra realtà, come già abbiamo parlato nella prima meditazione. E carissimi e carissime, tutti noi abbiamo una storia della sapienza, perché ognuno di noi ha una certa sapienza. E questa sapienza che portiamo in noi, nei nostri cuori, nei nostri sentimenti, che è scritta nel nostro essere umano, concreto, questa storia è fatta da diverse esperienze, diversi influssi culturali, delle tradizioni dei nostri popoli, delle parole e messaggi ascoltati e interiorizzati, anche della nostra educazione religiosa, spirituale, della nostra formazione anche, soprattutto per esempio chi di noi è religioso e religiosa. Ecco, tutti questi elementi fanno parte della nostra sapienza, anche delle nostre comunità. E qui non si tratta soltanto delle informazioni, di un'istruzione, ma piuttosto di istinti profondi, di un certo modo di vedere le cose, appunto, di vedere le cose, di interpretarle, un certo modo di gustare la vita e di valutare questo che sta succedendo, perché lo sappiamo tutti che le regole scritte sono molto importanti, ma più importanti sono queste non scritte, anche nella nostra formazione, nel nostro modo di vivere. È questo che davvero impariamo. Ecco, spesso la sapienza, per esempio, anche delle nostre comunità, dei nostri istituti religiosi, delle nostre famiglie. Quindi la sapienza non è qui, non sono le informazioni, la sapienza di cui parliamo, perché qui forse è il dono di intelletto, anche dopo si parlerà qui, anche durante i ritiri mensili, di altri doni dello Spirito Santo, anche del dono dell'intelletto, è un altro dono. La sapienza è piuttosto un istinto, un gusto, una cosa che forse anche spesso è difficile di cogliere, di descriverle, esprimere in parole, è una cosa che noi sentiamo, una cosa spontanea piuttosto. Papa Francesco ha parlato dell'uomo sapiente, uomo saggio, nel senso di una persona che sa di Dio, sa come agisce Dio, conosce quando una cosa è di Dio e quando non è di Dio. A questa saggezza che Dio dà ai nostri cuori. Il cuore dell'uomo saggio in questo senso ha il gusto e il sapore di Dio. Qui forse anche possiamo cogliere un po' la differenza tra l'intelletto, che è un'altra cosa molto importante, di grande valore, e la sapienza. La sapienza è piuttosto questo gusto e sapore di Dio. Ma i nostri cuori non sono pieni soltanto di questa sapienza di Dio. In noi, singoli, in noi insieme, ci sono anche altri istinti, gusti, modi di reagire e di interpretare tutto questo, tutto ciò che sta succedendo.
E il dono dello Spirito Santo, ci aiuta con il dono dello Spirito di purificare i nostri cuori, le nostre menti, dai suoi istinti feriti dal peccato e cercare l'amore di Dio al di sopra di tutto. Vedete, ognuno di noi ha la propria sapienza e questa sapienza è una mescolanza. Lo Spirito Santo agisce nella nostra sapienza, in questo tesoro delle nostre esperienze che fanno la base dei nostri istinti, dei nostri gusti, dei nostri modi di ogni giorno. Questo che possiamo chiamare la sapienza di una persona, e lo Spirito Santo agisce in questo. Quando ci dona la sua sapienza, la sapienza dello Spirito vuol dire purifica anche questo tesoro che noi portiamo dentro di noi. E guardiamo ancora una volta la città di Nazaret, queste persone che si trovano a Nazaret. Come abbiamo detto, Nazaret è per Gesù è il luogo della sapienza, è il luogo dove Gesù ha imparato, è entrato proprio in contatto con la sapienza della scrittura, con la sapienza tramandata dalle generazioni nel suo popolo, questo che noi chiamiamo la rivelazione. E quando Gesù rivela in questo luogo il mistero della sua persona, della sua missione, quando si manifesta dicendo pieno dello Spirito e pieno di sapienza, sono io qui, il popolo reagisce con stupore, con meraviglia, da dove mai gli viene questa sapienza? E cosa succede dopo? Dopo questa manifestazione dello Spirito e della sua sapienza, le stesse persone, la stessa gente manifesta resistenza, opposizione, sdegno, rifiuto, fino al punto di cacciare Gesù fuori della città. Vedete questo paradosso? Proprio a Nazaret, dove Gesù cresceva in sapienza, dove lui rivela questa sapienza e le persone subito colgono, sì, è la sapienza, ma da dove gli viene? Nello stesso luogo si manifesta questa opposizione. Ecco, come abbiamo detto, in questo mondo la sapienza dello Spirito non esiste in maniera pura, è sempre data nel nostro concreto, mescolata. È una sapienza che sempre va purificata. Ecco la nostra storia, la storia della nostra sapienza, la storia del nostro crescere in sapienza è una storia fatta sempre di nuovo dal discernimento e dalle scelte. E così anche possiamo pensare ai nostri ambiti, anche nella Chiesa. Sono luoghi della sapienza, luoghi dove impariamo, dove ci viene regalata la sapienza, la scrittura, gli insegnamenti, le grandi tradizioni. Nel Carmelo abbiamo queste grandi testimonianze, scritti dei santi, Santa Teresa di Gesù, San Giovanni della Croce, Santa Teresa di Gesù Bambino e così via, una marea della sapienza, cioè. Ma il Carmelo concreto, la mia famiglia religiosa, non è soltanto questo. Sono anche altre esperienze che facciamo noi ogni giorno e anche generazioni prima di noi. E quindi è luogo molto concreto del discernimento e anche della lotta. Per riflettere su questo, o anche per avvicinarsi a questo mistero e per aprirsi all'agire, alla voce dello Spirito, vorrei soffermarmi con voi sulle prime righe del Salmo numero 1, del primo Salmo. Quando adesso parlerò di questo Salmo, con cui
comincia tutto il Salterio, anche c'è tante intuizioni qui, le prendo da un stupendo commento di Robert Spemann. E mi piace, sapete, immaginare Gesù come lui, non so quanti anni aveva, ma quando, piace immaginare Gesù come lui impara queste parole del tesoro della sapienza biblica, la sapienza divina presente nel suo popolo. Sicuramente un giorno qualcuno, o non so se Maria o Giuseppe o chi, ha imparato a Gesù a recitare questo salmo, il primo salmo. È come una porta che si apre per farci entrare in questo tesoro delle esperienze di sapienza. Ecco, i salmi, tutto il salterio che noi meditiamo ogni giorno recitando i salmi, recitando il breviario. E come comincia il primo salmo? Come comincia tutto il salterio? Qual è la prima parola? Beato. Beato l'uomo. Vedete, tutto il salterio, questo grande tesoro di sapienza, comincia con questo sguardo di Dio sull'uomo e Dio vede l'uomo come beato. Beato, creato e chiamato per la piena comunione con Dio stesso, perché beato per eccellenza è Dio. Dio è beato perché possiede in sé tutta la vita e la pienezza di vita. E noi siamo chiamati a partecipare alla vita divina, per questo anche nella teologia parliamo della visio beatifica e tutte queste cose come il compimento della vita umana. Quindi vedete, quando il Salmo comincia e dice beato, beato, ecco come Dio ci vede, come Dio ci guarda, noi e tutti gli altri. Sei beato, benedetto, benedetta da me, e chiamato, ecco per questo compimento. Sapete, quando è cominciata la pandemia, e forse anche, non so, tanti, ma anch'io mi sono lasciato prendere da questo un po' così panico, paura, così, soprattutto in questi primi mesi e così via. E quando mi svegliavo, la prima cosa che facevo, ecco, cosa facevo? Aprivo il mio smartphone, il mio telefonino e cercavo già le prime notizie, come va la, quanti sono i casi, quanti morti, così, né? E mi già veniva questa angoscia dal primo momento della giornata. E dopo qualche settimana, leggendo questo salmo, sono detto a me, stupido, così, cioè, non puoi andare avanti. E ho deciso, quando mi alzo, apro gli occhi, mi ricordo questa parola, beato, sei beato, il telefonino può aspettare, capite? Perché mi sono pensato, ecco come Dio mi vede, e questa è la sapienza. Questo deve essere il fondamento anche durante la pandemia, perché se avremo un altro fondamento, cioè un'altra sapienza fatta dai numeri che non sono da ignorare, cioè, ma no, non va. Beato è Gesù quando, perché questo salmo anche descrive la via dell'uomo beato, la via da prendere in questo mondo, la via che conduce alla felicità, alla comunione con Dio, alla beatitudine. E quando Gesù, che è questa via, perché dice io sono la via, e la sua vita, la sua umanità è questa via, e quando Gesù ci dà la legge di questa vita, le beatitudini, durante il discorso della montagna, con quale parola comincia? Beati voi. Beati voi. Vedete la sapienza di Gesù, come è pieno di sapienza? Così ha imparato, penso, ha imparato proprio questa tradizione che tutta la sapienza comincia con la beatitudine, con questa visione come Dio ci guarda, come Dio ci vede.
Ma questa promessa della beatitudine nel Salmo numero 1 viene subito dall'inizio associata ad una decisione. La beatitudine è lo sguardo di Dio, è un'offerta, è un invito, una possibilità, ma essa richiede la nostra decisione perché il Salmo sa dall'inizio esiste anche una possibilità alternativa, perché noi ci troviamo in un mondo così, cioè veniamo in questo mondo dall'inizio che è segnato dalle altre scelte, dalle scelte delle altre sapienze e anche della possibilità della infelicità. Vedete, carissime sorelle, carissimi fratelli, ci troviamo, siamo tutti a Nazareth. Nazareth è il nostro mondo, il Nazareth è la nostra chiesa, Nazareth sono le nostre comunità, sono i nostri gruppi, i nostri modi dove viviamo, e lì coesistono le due vie. Così ne parla il Salmo 1. Due vie, due possibilità, questa di sapienza e l'altra che si oppone alla sapienza di Dio, alla sapienza che proviene da Dio. E per questo la scelta della sapienza, del giusto cammino, secondo la sapienza di Dio, ha il carattere di un allontanarsi dall'altra via, dall'altra sapienza, dall'altra possibilità. Così comincia anche Gesù quando dice il regno di Dio è vicino, aggiunge convertitevi. Vedete, ecco la nostra situazione. E questo Salmo primo definisce o descrive tre luoghi della conversione, tre situazioni, luoghi dove dobbiamo fare il discernimento e allontanarsi dalla falsa alternativa. Sono tre luoghi opposti alla sapienza dello Spirito, opposti alla sapienza di Dio. Sono tre luoghi di stupidità, di sciocchezza, che significa mancanza di sapore e di amore per le cose di Dio. Sono tre luoghi dove si gusta un'altra cosa, ma non l'amore di Dio. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori, e non siede in compagnia degli arroganti. Di questi tre luoghi voglio adesso parlare. Il primo luogo, il consiglio degli empi. Chi è un uomo empio? Un uomo empio, nella Bibbia, è un uomo senza Dio. Un uomo che dice Dio non esiste. Oppure uno che vive come se Dio non fosse. E da questo centro, da questa premessa, questo uomo empio giudica che cosa è buono e che cosa è male, bello e brutto, che cosa occorre fare e che cosa omettere. Vedete, questa prima premessa, Dio non c'è. E questo diventa il fondamento per tutti i giudizi, per tutti i discernimenti. E qui si parla ancora di un consiglio degli empi. Cosa è un consiglio? Noi conosciamo tanti consigli della facoltà, della provincia, dell'ordine, della facoltà. Forse ne facciamo anche parte dei diversi consigli. Perché gli uomini i consigli, perché li unisce
una certa prospettiva. E qui si parla di un consiglio delle persone che sono unite dalla prospettiva di vita senza Dio. E loro formano un consiglio, il che significa una comunità d'intesa. Cioè che uomini vengono insieme per un po' ragionare, valutare e dice intendiamoci, cioè intendiamoci, né? Siamo d'accordo. E il Salmo dice c'è un consiglio degli empi dove tutti sono d'accordo, va bene, il Dio non conta, non esiste. L'uomo beato, l'uomo della sapienza di Dio, non frequenta questo consiglio, poiché non può intendersi con quanti hanno la menzogna come premessa fondamentale della loro vita. Dove sono questi consigli da evitare, da uscire? Sapete, ci sono tante persone che apertamente si professano non religiose, atee, e sono piene di sapienza divina, piene di sapienza evangelica. Conosciamo questa famosa frase di Santa Teresa Benedetta della Croce, Edithstein: Dio è la verità. Chi cerca la verità cerca Dio, che lo sappia o no. E la Santa ha pronunciato questa frase rispetto al suo maestro, un grande filosofo, Edmund Husserl, che si dichiarava non troppo religioso e non aveva tanta comprensione per la sua scelta. Ma la Santa aveva questa, ecco, sapienza di vedere in questo uomo che va bene, cioè non vive una vita religiosa, di fede, ma dice, ma in lui c'è qualche cosa, un amore per la verità, e questo è un dono dello Spirito. E ci sono pure tanti gruppi delle persone che si dichiarano cattolici, cattoliche, forse fanno parte del clero, della vita consacrata, delle strutture della Chiesa, ma in pratica non credono a Dio, non credono in Dio e nemmeno nel Vangelo. Sono senza Dio e pongono al centro se stesse queste persone in quanto individuo o in quanto collettivo. Forse lo chiamano il bene della Chiesa, il bene dell'ordine, della congregazione e così via, ma sono senza Dio, senza Vangelo. Il Vangelo non gioca nessun ruolo vero, non è nessuna premessa per le loro scelte. Dobbiamo evitare, carissimi e carissime, e fuggire questi consigli degli empi, anche se ci costa tanto. Va bene, la vita è forse di solito non è bianca o nera, e ognuno di noi è anche un po' empio, ma qui come regola di discernimento è molto chiara. Se percepisci di far parte di un consiglio degli empi, dove la premessa non è Dio, non è la sapienza divina, non è il Vangelo, non puoi frequentare questo consiglio. Forse dipende da me, forse io devo cambiare il mio atteggiamento come membro di consiglio nel questo gruppo, comunità d'intesa dove si decide. Ma far parte di un gruppetto dove, intendiamoci, uccide la sapienza divina in noi. Il secondo luogo, la via dei peccatori. Si dice che l'uomo beato, l'uomo che sceglie la via della beatitudine, della vita beata, non resta nella via dei peccatori. Vedete,
un'espressione molto interessante, uno che non resta, non sta nella via dei peccatori. Cos'è questa via dei peccatori? Cioè dal giudizio, nel consiglio si fanno dei giudizi. Dal giudizio deriva il peccato, cioè un certo agire dominato dalla ricerca di se stessi e non di Dio, non del suo regno. E così nasce un cammino, cammino dei peccatori. E l'uomo beato non sta, anche se l'uomo beato è anche peccatore, come noi tutti qui siamo anche peccatori, peccatrici, ma non stiamo, non restiamo in via dei peccatori, perché procediamo per un altro cammino. E per spiegare questo, cosa vuol dire, proprio l'altro ieri ho letto in un libro di un vescovo francese sulla situazione un po' anche dei preti, appunto il titolo di questo libro è Preti spezzati. Ho letto queste parole. Alcuni preti sono affetti da una dipendenza, altri tengono nascosta una relazione in contraddizione con il loro impegno alla continenza nel celibato per il regno di Dio. E così vi fa anche altri esempi dei problemi in questo capitolo, soprattutto nel contesto della sessualità. E dopo, dice questo vescovo, non mi scandalizzo se trovano la strada per ristabilire la loro vita nella verità. È a volte una dura battaglia che può durare a lungo, anche tutta la vita. È consolante al riguardo la parola di Sant'Agostino: se l'ultimo giorno non ti trova vincitore, che ti trovi almeno combattente. Il peggio che possa capitare a noi cristiani non sono i nostri peccati o l'ipocrisia, ma vivere senza speranza nel peccato, nell'ipocrisia e nella menzogna, dimostrando così di non sperare né in Dio, né negli altri, né in noi stessi. Il cristiano è sempre in cammino, in movimento, in uscita, anche da se stesso, e non deve restare da solo in quanto è membro del corpo della Chiesa nel quale ci sosteniamo gli uni gli altri. L'uomo beato non resta in via dei peccatori, anche se spesso si trova in questa via dei peccatori perché siamo peccatori, ma non resta, cammina. Cammina perché è sapiente e avere speranza, lottare, combattere, ecco la sapienza. E io trovo queste parole appena lette molto sagge, molto vere. A me sembra scritte da uno che è sapiente della sapienza evangelica, della sapienza del Vangelo e dello Spirito. Il terzo luogo è la compagnia degli arroganti. L'uomo beato, l'uomo che percorre la via della beatitudine, non si siede in compagnia degli arroganti. Il Salmo descrive gli arroganti come persone che siedono. Siedono e sono spettatori, appunto, non camminano, non lottano. Siedono e osservano e si divertono quando il bene viene smascherato, quando l'uomo, cioè buono, pio, quando fallisce, si divertono e sono sempre in agguato per smascherare il bene,
ridere del bene come un'illusione, perché non possono percepire la purezza. Sono come gli uomini che ridono di chi balla perché loro non sentono la musica. Sapete, questo è molto ridicolo, quindi vediamo le persone che ballano ma non sentiamo la musica. Se sentiamo la musica capiamo perché ballano, perché si muovono in un certo senso, ma non, se non sentiamo la musica ci viene da ridere, come strani, come si... Non so se avete già osservato questo una volta, ma capite? E l'uomo ride dell'altro, ma come... Perché l'uomo sapiente, secondo lo spirito, è uno che come... Cioè, lui sente la musica e balla. Ma se uno o se l'altro non sente la musica, ride, ma come strano, come ridicolo. Gli arroganti di questo salmo sono le persone che si rallegrano quando vedono che il buono fallisce, perché per loro la vita divina è pura stupidità. Per loro, forse per noi, forse siamo noi, ogni tanto almeno, questi arroganti. E se diciamo, vedi, dicevo sempre, vedi adesso, meglio stare zitti, è così, perché la prospettiva divina sembra una pura stupidità. E gli arroganti hanno, sembra spesso, ragione. Non vale la pena avere fiducia in Dio e percorrere la strada del Vangelo. La tentazione di stare dalla parte di coloro che sembrano al riparo da ogni disillusione, dal momento che fin da principio spiegano tutto il bello e il bene come illusione, è grande, che nessuno di noi vuole vivere le illusioni. Quindi meglio subito mettersi a parte di coloro che dicono, sapete, queste cose, non so, di Dio, è un'illusione pura. E sono tante occasioni di ridere di questo, vedete, questi poveracci che pensano. Il fatto di mettersi dalla parte di colui che ridicolizza, che ride, preserva noi da essere ridicolizzati. E chi di noi vuole essere deriso? Quindi meglio stare con quelli che ridono degli altri. Questo spesso anche succede nelle nostre comunità, sempre dove come uomini e donne veniamo insieme. In tal modo non saremo mai beati, non saremo mai felici. Certo, gli arroganti di cui parla il Salmo si rallegrano dell'insuccesso dei buoni, che è una conferma: se un buono, uno che vive secondo Dio, che non ha successo, è una conferma, rallegra il cuore. O si scuotono il capo e dicono: dove è il loro Dio? E quando Gesù, la sapienza incarnata, uno che vedeva se stesso, tutti gli altri, il mondo immerso nell'amore di Dio, nel piano, nel progetto di Dio, quando moriva, gli altri dicevano, ridendo, ha salvato altri? Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Vedete, Gesù compie questo atto dell'amore, quindi della sapienza, ma non di sapienza di questo mondo, la sapienza che, come dice San Paolo, è la stoltezza, la sapienza della croce, quando rivela così il progetto divino e il senso della nostra vita, è accompagnato dagli arroganti che ridono del suo insuccesso, del suo fallimento in questo mondo.
L'uomo beato, l'uomo che sceglie la sapienza dello Spirito, la sapienza di Dio, non siede in questa compagnia, si allontana, ma può convincere gli altri, può convincere se stesso di avere ragione? Sembra di no. Perché quali sono argomenti? Ma il Salmo ci fa capire dove sta la differenza tra la sapienza e la stoltezza secondo Dio. Gli arroganti e i beati si rallegrano di cose opposte. Ecco la differenza vera tra sapienza e stoltezza è dove è la mia gioia, che cosa mi rallegra. No, che cosa so, che cosa ho imparato e così, no, dove è la mia gioia, di che cosa mi rallegro. Qui non esiste una frattura più profonda. E di che cosa si rallegra l'uomo beato? Il Salmo numero 1 dice della legge del Signore, della parola del Signore. Cioè lui vive così e cammina, prende questa strada perché è la sua gioia. Ecco la sua sapienza. E da questo dipende tutto il resto. Se l'amore di Dio per me, il suo progetto di vita per me, per noi, per tutti gli uomini, per questo mondo, se questo è la mia gioia, da questo dipende tutto l'altro nella mia vita, il mio gusto, il mio sentimento, il mio istinto, vedere tutto con lo sguardo di Dio. Ma se mi dà fastidio, se mi annoia, se mi fa paura, non diventa mai la mia sapienza. Gli ebrei hanno una festa che si chiama Simchat Torah, la festa della gioia per la legge. Forse avete già visto anche una volta qualche immagine di ebrei ortodossi che prendono la Torah e ballano con la Torah. Così, con le rotole della Torah, perché è la gioia della legge del Signore, che la legge non è la legge nel senso il diritto, ma appunto la legge, le indicazioni per la via, la saggezza per la via. E così si manifesta, ecco la sapienza, perché è la mia gioia. Per questo uomo beato, l'uomo sapiente, l'uomo che percorre la strada della sapienza, medita la legge del Signore notte e giorno, così dice il Salmo numero 1. Dalla mia gioia che trovo alla parola del Signore, alla legge del Signore, cioè se la mia gioia la medito giorno e notte, perché è il mio piacere, è la mia gioia. E così questo è anche il fondamento di ogni spiritualità, anche di spiritualità carmelitana, per esempio, perché così sta scritto nella nostra regola che dobbiamo occuparci di questo. Anche nella spiritualità carmelitana tutto dipende dalla gioia, di che cosa ci rallegriamo alla fine. Da questo dipende tutto il resto. E così chi entra in questo mondo della parola di Dio con gioia che la medita, impara a leggere questo linguaggio nuovo, a leggere queste note di musica. E così si rivela un mondo nuovo. Si rivela a noi un mondo nuovo, secondo Dio, il mondo alla luce di Dio, il mondo come Dio lo vede. E l'uomo beato comincia a suonare questa musica, comincia a ballare questa danza
L'uomo saggio, sapiente, non è rigido, non è ossessionato dalle regole, è uno che si muove con grazia, è grazioso, possiamo dire. Carissime sorelle, carissimi fratelli, voglio concludere questa meditazione con l'ultima citazione di Papa Francesco che dice: questa saggezza, questa sapienza deriva dall'intimità con Dio, dal rapporto intimo che noi abbiamo con Dio, dal rapporto di figli, dei figlie con il Padre. E lo Spirito Santo, quando abbiamo questo rapporto, ci dà il dono della sapienza. Quando siamo in comunione con il Signore, lo Spirito Santo è come se trasfigurasse il nostro cuore e gli facesse percepire tutto il suo calore e la sua predilezione. Oggi, la terza domenica dell'Avvento, gaudete, la domenica della gioia. Ed ecco la sapienza, carissime sorelle, carissimi fratelli. Siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. Amen. E vogliamo chiedere ancora alla nostra sorella, la nostra madre, sede di sapienza, di accompagnarci adesso, soprattutto in questi giorni di preparazione per la festa di Natale, per la festa della nascita di Gesù di Nazaret, di questo uomo nuovo, pieno dello Spirito, pieno della sapienza e della nostra rinascita in questo mistero. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, io vi ringrazio per questa nostra comunione.